Essere una giovane promessa del calcio, arrivare a vestire la maglia nera-azzurra, entrare da protagonista allo stadio Meazza e segnare un gol sotto gli occhi dei tifosi. Poi il sogno che si interrompe bruscamente, la sfida contro una terribile malattia, una discesa verso l'inferno e una tenace risalita. Questa è la storia di Massimo Ciocci, da Corridonia all'Inter di Giovanni Trapattoni. Quel sogno inizia nel 1982. Un ragazzino di 14 anni di Corridonia arriva nella Milano dei Paninari, dei Piumini e dei Durandurano. Destinazione, le giovanili dell'Inter. Non immagina nemmeno che 5 anni dopo esordirà nella prima squadra contro Maradona. Era una sfida, ci volevo provare. Se andava, andava, se non andava, amen. Però credevo anche in me stesso, ho sempre un po' creduto nelle mie possibilità e ci ho provato. È il 1987, ti dico Inter-Napoli, ti dico Maradona, cosa ti viene in mente? Sì, mi ricordo il mio esordio, sono entrato a 15 minuti dalla fine, la partita era sullo 0-0, il trap mi ha fatto esordire. Per fortuna negli ultimi minuti Bergomi ha risolto la partita e abbiamo vinto 1-0. Quel ragazzo piace a Trapattoni, è sfrontato quanto basta, scattante e veloce, ha fame di gol. Fisicamente gli dicono che assomiglia a uno del Real Madrid, un certo Butragueño. All'inizio mi chiama il Butre, perché un po' assomigliamo, cioè in percentuale, un po' assomigliamo alle caratteristiche. In quel periodo il Butre nel Real Madrid era un grande giocatore, un po' mi paragonavano a lui. Tu ti sentivi un po' un avvoltoio? Sì, potevo fare qualche gol in più perché l'avvoltoio il Butre segnava parecchio, io l'ho fatti ma non tanti. Il primo gol a San Siro arriva contro la Fiorentina. Massimo si fa beffa anche di un ragazzo col codino. L'emozione della prima volta dentro il Meazza. Da sotto la curva dei boys sono arrivato dall'altra parte dove stava Zenga. Lì non ci ho capito proprio niente, non è la tentazione. Dopo il trap arriva Lippi. Massimo se lo ritrova come allenatore al Cesena. Lui, il ragazzo di Corridonia, segna gol mozzafiato. L'altro, il CT che 18 anni dopo stringerà tra le mani la Coppa del Mondo, viene esonerato prima della fine del campionato. Che scherzi fa la vita. Quando Massimo torna a Milano, il vento è cambiato. Il trap non c'è più, sostituito da Urrico. Quel vecchio nerazzurro appare sbiadito. È stato un anno un po' storto completamente. Mi è dispiaciuto perché avevo tante speranze, venivo da un ottimo campionato a Cesena in Serie A che avevo fatto 14-15 gol, avevo tante speranze lì, insomma anch'io potevo dare qualcosa in più. Quando poi da Milano sono venuto a vivere qui a Corridonia perché non stavo tanto bene, è stato riscontrato un tumore all'intestino, per fortuna si è risolto tutto bene, sto facendo ancora i controlli, però le cose stanno andando molto bene. Diciamo che non rimpiango niente. L'unica cosa che rifarei è, come hai detto te, mi impegnerei di più negli allenamenti perché la sufficienza non paga. Vivo qui, un figlio di 13 anni, ho una compagna Pamela, vivo una vita tranquilla, molto bene con loro. Sei felice? Sono molto felice.